Il negozio è nato nel 1942 dalla signora Adriana Carù e il signor Luigi Carù, che erano il papà e la mamma di mio marito. E poi, quando sono mancati loro, chiaramente siamo andati avanti noi. Mio marito ha cominciato all'età di 18 anni, 17-18 anni, ad entrare nel campo della musica con il padre, e importavano già musica classica e colonne sonore da film. Si è veramente specializzato nella musica rock e country, eccetera. Guardian ha fatto questa classifica dei 10 negozi indipendenti nel mondo, perché loro non hanno preso in considerazione giustamente le catene che sono di questo genere di musica. Comunque sono stati loro a fare questa classifica, non sappiamo quando sono venuti o perché sono venuti, comunque l'hanno fatta loro. È una sorpresa piacevole che poi chiaramente ha coinvolto anche, non so, il nostro sindaco, la città di Gallarate, poi dopo anche gli altri, Milano, eccetera. I clienti chiedono di tutto, dalle colonne sonore da film, ai CD, dischi e adesso anche molto vinile di questi personaggi, insomma, importanti nella musica. Il giornale Ultimo Buscadero, che esce tutti i mesi ed è uno degli unici riviste di musica rock, l'ha fondato Paolo Carù, che vive ancora indipendente anche lui da qualunque casa discografica che vuole, magari, non so, fare delle copertine o fare delle... è proprio un giornale indipendente.